Ciao a tutti, oggi prepareremo la crostata alla marmellata. Il tempo di preparazione della ricetta è di circa 2 ore. Gli ingredienti sono farina 00, burro, marmellata, lievito per dolci, vanillina, sale, uova, buccia di limone e zucchero semolato. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo mettendo nel boccale la buccia di limone e lo zucchero. Andiamo a polverizzarli per 15 secondi a velocità 10. Riuniamo sul fondo. Adesso andiamo ad aggiungere il burro. La farina. Il lievito per dolci. La vanillina. Il sale e le uova. E impastiamo il tutto 3 minuti a velocità spiga. La nostra frolla è pronta, adesso andremo a formare un panetto, lo avvolgeremo nella pellicola e lo lasceremo riposare in frigo per almeno un'ora. Dopo aver uscito la nostra frolla dal frigo, andiamo a togliere la pellicola, ne andremo a prendere una parte e la andremo a stendere tra due fogli di carta da forno. Iniziamo a schiacciarla. Adesso con l'aiuto di una griglia tagliapasta, che è questa, andremo a formare la parte superiore della nostra crostata. Andiamola a posizionare di sopra. Dopodiché con l'aiuto del mattarello passiamo sopra su tutta la superficie. Dopodiché andremo a levare la carta da forno e andremo a recuperare la frolla in eccesso. Intanto andiamo a passare di nuovo il mattarello. Andiamo a sbattere la griglia sul piano per facilitare la caduta dei pezzi. Adesso andiamo a sollevare lo stampo e lo riponiamo in frigo il tempo di preparare la base. Adesso andiamo a stendere la frolla tra due fogli di carta da forno per formare
la base della nostra crostata. Dopo averla stesa, andiamola a posizionare in uno stampo per crostate rivestito da carta da forno. Adesso abbiamo effettuato i buchi con dei rebbi di una forchetta, andiamo a mettere la marmellata. Adesso andremo a posizionare la nostra griglia sulla crostata girandola sotto sopra. Dopodiché andremo a togliere le parti in eccesso, rifilandole col coltello. Adesso utilizzeremo i rombi in eccesso. Adesso andremo a infornarla per 20-25 minuti a 170 gradi. La crostata è pronta. Crostata alla marmellata. Grazie e alla prossima ricetta.